Se ti piacciono i temi che affronto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato e ricevere una notifica ogni volta che esce un video. In 1952, orders were issued to military pilots in the United States: shoot them down, flying saucers, if they don't land when instructed to do so. They have the newspaper articles proving that. Matter of fact, the head of the American Rocket Society wrote a letter to President Truman saying he didn't think that was a good idea. Not a good way to welcome anybody coming here. Ciao a tutti e bentornati. Per chiunque pensa che io sia un mistificatore, questo è il sito ufficiale dell'azienda Earth Tech International situata ad Austin, in Texas. E se nella barra delle ricerche scriviamo Eric Davis, ci compare un'intera pagina con tutto quello che ha fatto, visto che è lo scienziato capo di tale azienda. E se scorriamo, troviamo la voce contatti e rapporti di programmi per il governo americano. E se cerchiamo tra le voci, troviamo wormhole attraversabili, Stargate ed energia negativa. Ops, proprio il fascicolo che ho analizzato io nei precedenti video inerenti al tema. Che caso, vero? Se saliamo, troviamo anche il fascicolo che analizzerò oggi, intitolato Warp Drive, energia oscura e manipolazione delle extra dimensioni. La gente mi dice spesso che non devo perdere tempo con chi mi giudica male e mi critica, ma io non la penso così, voglio portare tutti dalla mia parte, chiarire tutto a tutti, perché penso che sia di vitale importanza chiarire il fatto che davanti non avete un mistificatore, ma bensì un bomber. Comunque, il link che vi lascio in descrizione è il modo più veloce per scaricare tutti e due fascicoli che ho analizzato e che continuerò ad analizzare, poiché il sito ufficiale non rilascia PDF, quindi ho dovuto attingere ad altre fonti per reperirli. Dunque, dopo aver dedicato ben due video al fascicolo dell'Earth Tech International intitolato Wormhole attraversabili, Stargate ed energia negativa, è il turno di un altro fascicolo completo, sempre targato Earth Tech International, intitolato Warp Drive, Dark Energy e manipolazione delle extra dimensioni. Questo, se così vogliamo definirlo, è il fascicolo gemello del precedente. Per chi non sappia di cosa sto parlando, recuperate. Per chi invece pensa che si parli di aria fritta, in mezzo a sta roba c'è stato anche Kip Thorne, premio Nobel per la fisica. Ormai che aziende all'avanguardia finanziate dalla difesa americana compiono esperimenti non convenzionali, penso di averlo provato in molti video. Ma in questo andremo a guardare più nello specifico il fatto di intervenire sul tessuto spazio-temporale del nostro universo per far muovere della materia secondo criteri evolutivi che superano di gran lunga le leggi di Newton. Quindi, cominciamo. Allora, questo è il fascicolo. Qui abbiamo il titolo, note di declassificazione, contenuti, figure, tabelle, introduzioni, eccetera. Voglio fermarmi subito ad un'affermazione introduttiva del fascicolo che recita così. Fino a poco tempo fa la curvatura era solo un concetto riservato alla fantascienza. Tuttavia, un articolo del 1994 di Miguel Alcubierre ha posto l'idea su una base teorica più solida. Alcubierre ha dimostrato che si potrebbe scegliere una specifica varietà lorenziana che esibiva caratteristiche simili a bolle che ricordano il movimento di curvatura della popolare serie televisiva Star Trek. La bolla consentiva allo spazio-tempo circostante di muoversi a velocità FTL e gli abitanti della bolla non avvertivano alcun effetto di accelerazione perché lo spazio-tempo stesso sarebbe in movimento invece del veicolo spaziale dei suoi abitanti. FTL, ragazzi, significa più veloce della luce. Negli ultimi anni sono emersi numerosi documenti che si basano su questa idea originale. Tuttavia questi documenti in genere non affrontano il modo in cui si potrebbe effettivamente creare questa bolla spazio-temporale. La nostra stessa ricerca affronta direttamente questa domanda da una prospettiva nuova e unica, introduce un nuovo cambio di paradigma nel campo dello studio delle warp drive. Allora, con il metodo che presenta questa azienda in questo fascicolo ex top secret e tutt'oggi desecretato solo per uso ufficiale, sarebbe possibile, tramite una bolla di vuoto cosmico, detto in fisica nucleare vuoto Casimir, scivolare sul tessuto spazio-temporale stesso, riuscendo a fare cose inimmaginabili. Infatti, ci mostra una tabella alquanto allarmante, divisa in destinazioni e il tempo che occorre per arrivare a quelle destinazioni, e dice: Marte, tempo di arrivo in 193 secondi. Giove 36 minuti, Nettuno 4 ore, Alfa Centauri 15 giorni, Epsilon Eridani 38 giorni e per la nebulosa di Orione 1 anno e 3 mesi. Ora, se sono stati compiuti esperimenti concreti, vi assicuro che sono classificati Cosmic Top Secret.
ma provate soltanto ad immaginare quanto massacrante possa essere raggiungere Alpha Centauri in 4 ore, e non dico altro. E vado avanti, e passo al paragrafo intitolato Requisiti per le Warp Drive, che recita: l'implementazione della corsa interstellare in FTL, che ricordo significa più veloce della luce, richiede l'ingegnerizzazione dello spazio-tempo in geometrie locali molto specializzate, come mostrato dall'equazione 2.1. Come mostrato dall'equazione 2.1, quindi, hanno risolto equazioni che permettono di intervenire sul tessuto spazio-temporale. L'analisi di questi, tramite l'equazione del campo relativistico generale, qui troviamo Einstein, più le risultanti equazioni di stato della materia sorgente dimostrano che tali geometrie richiedono l'uso della materia esotica per produrre la necessaria modifica dello spazio-tempo FTL. In poche parole, per poter far scorrere lo spazio-tempo intorno ad una bolla di vuoto Casimir, al cui interno sarebbe possibile metterci uno shuttle ed un equipaggio volendo, per intervenire energicamente sullo spazio-tempo e poter fare questo, serve l'utilizzo della materia esotica. Se vi siete persi qualcosa, recuperate il precedente video sul tema in cui spiego cos'è la materia esotica, che non è l'energia esotica. Infatti, l'energia esotica è un tipo di energia unica nell'universo che hanno rilevato e che in fisica viene relativizzata così, come un tipo di energia rinormalizzata a tensione da stress negativa che è uguale alla pressione esterna positiva, insomma un tipo di energia che può permettere una repulsione gravitazionale, un'energia capace di influenzare la gravità che a quanto pare permette di intervenire sul tessuto spazio-temporale, permettendoci di viaggiare a curvatura. Figa la scienza, vero? Entrando ancora di più nello specifico, nel paragrafo 4.1 intitolato L'effetto Casimir viene spiegato che due corpi all'interno di un vuoto quantico, in questo caso la nostra bolla che scivola a velocità FTL sullo spazio-tempo, due corpi estesi all'interno di quel vuoto quantico si attraggono e prendono energia tramite fluttuazioni quantistiche relativizzate proprio dallo stesso Casimir nel 1948. Questo in italiano significa benzina infinita, energia continua prodotta da un corpo che si muove all'interno del vuoto quantico. Prima di continuare, ci tengo a sottolineare che in tutti e due i fascicoli che ho analizzato è come se gli autori, l'azienda stessa, avesse la prova o la convinzione pesantemente scientifica che la teoria dei multiversi o delle extra dimensioni sia vera, concreta e provata. Ovviamente non tutto il materiale è desecretato, già avere desecretate e di dominio pubblico perle del genere è magia. Però che questi sappiano molto di più riguardo ai multiversi e alle dimensioni extra si evince pesantemente da ogni paragrafo. Quindi, a prova del fatto che sono stati fatti esperimenti in scala ridotta sul vuoto quantico e sulla sperimentazione di una bolla all'interno di questo vuoto quantico, vi faccio vedere queste due piastre che si attraggono per inerzia di comportamento fisico all'interno di un vuoto quantico. Ho detto vuoto quantico 18 volte. Comunque, inoltre nel paragrafo che si intitola Dimensioni spaziali extra si evince che in connessione con l'effetto Casimir, le dimensioni extra forniscono un'arena ricca per generare modelli che spiegano l'origine dell'energia oscura. Tecnicamente parlando, l'effetto Casimir è una conseguenza diretta delle condizioni al contorno e alla presenza delle piastre conduttrici che impongono il vuoto quantico. Quindi hanno usato delle piastre conduttrici per ricreare in scala le condizioni. L'esperimento è stato fatto e a quanto pare è pure riuscito molto bene. Ricrea il tutto in dimensioni epiche e invece di una biglia all'interno della bolla presente nel vuoto quantico mettici uno shuttle ed il gioco è fatto. Per farvi capire cos'è l'energia oscura basta che vi legga poche righe del paragrafo intitolato L'energia oscura come artefatto dimensionale superiore. Allora, come discusso più avanti, il vuoto dello spazio-tempo può essere visualizzato come un mare di campi quantici mai completamente a riposo a causa del principio di incertezza di Heisenberg. Le oscillazioni del vuoto irradiano energia su una gamma di frequenza allo stesso modo in cui un elettrone oscillante emette energia elettromagnetica, e in questo modo esiste un'energia di stato fondamentale associata allo spazio stesso. L'energia oscura, ragazzi, è l'energia atomica irradiata dal tessuto spazio-temporale, è l'energia primordiale che ha permesso l'antica espansione dell'universo, è l'energia atomica dell'universo. E intervenendo con nessun insieme di fattori quali vuoto quantico, spazio-tempo, energia esotica ed energia oscura, per la scienza, a quanto pare, è possibile viaggiare a curvatura come in Star Wars. Chiudendo infatti, vi mostro questa ricostruzione computerizzata presente nel fascicolo sotto il paragrafo 7.1 di una navicella che viaggia a curvatura. La mia affermazione finale è questa. Se pensate che a tutto questo ci siamo arrivati da soli,
vi sbagliate di grosso. Adieu.